Bene, oggi vediamo alcuni semplici concetti relativi ai fenomeni coinvolti dalle cariche in moto. Fino adesso abbiamo parlato di elettrostatica. Questo è il primo strumento, il primo concetto che ci porta nell'elettrodinamica, cioè fenomeni legati al moto delle cariche. Il più semplice di tutti è la corrente elettrica. Qui ci sono le sorgenti delle immagini. Per fare in modo che le cariche siano mobili, che si spostino, è necessario, specialmente perché normalmente il moto delle cariche ha bisogno di vincere l'attrito che le cariche incontrano, di una forza che le sposti. La forza tipicamente che agisce sulle cariche elettriche è la forza di Coulomb, la forza elettrostatica. Quindi serve un dispositivo, un qualcosa che produca questa forza e che la mantenga. Tipicamente la carica si sposta se appunto è sotto l'azione di una forza, ma c'è forza elettrica se c'è campo elettrico e c'è campo elettrico se c'è una differenza di potenziale elettrostatico. Ecco perché normalmente i dispositivi che causano, che producono corrente elettrica, si chiamano generatori di differenza di potenziale, più volgarmente detti batterie. Quando voi dovete far funzionare un qualsiasi dispositivo elettrico, avete bisogno di un dispositivo che generi e mantenga una differenza di potenziale tra due punti, normalmente metallici, detti poli della batteria. Okay? Questo semplice dispositivo ha cambiato radicalmente il nostro rapporto con l'elettricità. Il primo dispositivo di questo tipo, che produce e mantiene una differenza di potenziale tra due punti, tra due poli, è la pila di volta, introdotta alla fine del Settecento. Pensate che quando Volta presentò la sua invenzione a Napoleone, Napoleone lo propose con una medaglia d'oro al valore civile. E questo introduce, genera, apre le porte a una tecnologia prima impossibile. Anche se esistono reperti archeologici che mostrano dispositivi che producono differenze di potenziale in epoca antica, ma non è certo il loro utilizzo. Okay. Quindi, che cos'è la corrente elettrica? Per corrente elettrica, attenzione, si intende il moto ordinato di cariche elettriche, cioè il moto coerente su scala sufficientemente larga. Immaginate di avere questo cilindro, rappresenta un cavo metallico. Ok? E all'interno di questo cavo metallico, visto che è metallico quindi è conduttore, possono spostarsi delle cariche elettriche. Immaginate di tagliare idealmente il cavo e di contare quante cariche piccoline, Q piccolo, passano attraverso la sezione nell'unità di tempo. Il rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione e il tempo impiegato per attraversarla prende il nome di corrente elettrica e viene normalmente indicata dal simbolo I maiuscolo. Se la carica la misuro in coulomb e il tempo in secondi, il rapporto coulomb su secondi, che misura la corrente elettrica, si chiama ampere, dal nome ampere di uno degli studiosi del Settecento che si è occupato della corrente probabilmente più diffusamente. Okay? Quindi dire che in un filo passa un ampere di corrente significa che quel filo è attraversato da un coulomb di carica in un secondo. D'accordo? Per poter fare in modo che le cariche si spostino, è necessario qualcosa che le, tra virgolette, obblighi a spostarsi, cioè qualcosa che agisca, che produca una forza sulle cariche. Quindi un dispositivo, ripeto, un generatore di differenza di potenziale che causi all'interno del conduttore un campo elettrico e quindi che generi differenze di potenziali tra un capo e l'altro del nostro conduttore. Altrimenti le cariche non si muoverebbero. Questi dispositivi, che sono detti batterie, sono qui ad esempio, avete la batteria tipicamente all'interno di un'auto, collegata a uno dei fari dell'auto stessa. Quando i poli della batteria, qui vedete i due poli, quello indicato col più è normalmente il punto a potenziale più alto, quello indicato col meno è il punto a potenziale più basso. Ok? Mi segnano questo simbolo. Quando, ripeto, collego i due poli a
la nostra lampadina, che in questo caso funge, è un esempio di utilizzatore, cioè un dispositivo che funziona grazie al fatto che è attraversato da corrente elettrica. Quando collego, ripeto, l'utilizzatore, in questo caso la lampadina, produco, genero un percorso che le cariche possono seguire, un percorso chiuso. Le cariche, se fossero le cariche positive che producono la corrente, escono dal polo positivo, attraversano l'utilizzatore e rientrano nella batteria chiudendo il percorso. Qualunque percorso chiuso per le cariche elettriche prende il nome di circuito elettrico. Se per qualsiasi motivo, per esempio, il contatto o quel polo positivo o quel polo negativo viene a mancare, cioè se inserisco un interruttore o meglio ancora interrompo per qualsiasi ragione questo percorso, la corrente elettrica cessa e quindi il dispositivo smette di funzionare. Se stacco il filo, per dirla terra a terra, la lampadina si spegne. Detto con poche più papale non si può. Questo status fisico viene rappresentato, come vedete qui sotto, da una riga, un contorno, un percorso, normalmente una linea nera, che congiunge il generatore di differenza di potenziale, cioè questo aggeggio con le due barre, una più lunga e una più corta. Normalmente la più lunga è associata al polo positivo, la più corta al polo, scusate, negativo, e questo zigzag che rappresenta l'utilizzatore, in questo caso la nostra lampadina. Quindi questa è la batteria, la lampadina e il circuito elettrico. Si intende come verso di percorrenza della corrente quella che il percorso che seguirebbe una carica positiva, quindi dal polo positivo al polo negativo. Ok? Molto bene. Attenzione, il segno dei portatori di carica, il segno reale, okay? In realtà non ha effetto sul verso della corrente. Perché? Allora, torniamo al nostro esempio di cavo conduttore. Qui questo cilindro grigio è il filo elettrico. E immaginiamo di pensare a questo circuito tratteggiato e la sezione del filo. Ora, in un tempo delta T, le cariche che attraversano questa sezione sono quelle che si trovano in un cilindro che abbia come base questa superficie e come altezza lo spostamento delle cariche nel tempo t. Quindi questo cilindro ha un volume che è l'area di base A per V delta t e l'altezza. Nel tempo delta t attraversano questa sezione quante cariche? Beh, la carica di ogni singolo portatore, di ogni singola pallina di queste, per n, che è la densità di cariche, quante ce ne sono per unità di volume, per il volume stesso, che è AV delta T. Se divido questa carica diviso delta T, ottengo che la corrente sarà il numero di cariche, la densità numerica di cariche, cioè quante cariche per unità di volume, per la sezione del conduttore, per il prodotto carica per velocità. Ok? È chiaro questo? Questo significa che siano le cariche positive che ad esempio vanno verso destra o quelle negative che vanno verso sinistra, la corrente è sempre la stessa. Perché se io inverto sia Q che V, I non cambia segno. In questo senso, quindi, il segno reale dei portatori di carica, tutto sommato, è irrilevante. Non è proprio del tutto vero, esistono fenomeni per i quali il segno delle cariche può essere messo in evidenza, ma sono fenomeni che coinvolgono l'interazione tra correnti e campi magnetici che ahimè non trattiamo, non abbiamo tempo di farlo. Però per quanto riguarda i circuiti di questo tipo in corrente continua, okay, che siano le cariche positive andare in un verso o quelle negative andare nel verso opposto, la corrente è la stessa, dato che la corrente è proporzionale al prodotto valore della carica del singolo portatore di carica per la sua velocità, col suo segno. Di fatto, in realtà, sono gli elettroni, cioè la situazione reale è questa. Sono gli elettroni che hanno carica negativa che vanno in un verso e la corrente ha verso opposto a quella dei portatori di carica. Ok? Però
Le considerazioni che facciamo sulla corrente elettrica non dipendono, almeno finché parliamo di fenomeni di questo tipo, dal segno dei portatori. Questo è importante. Ok? Molto bene. Abbiamo detto che la corrente è legata al moto ordinato degli elettroni. Perché questo? Perché in realtà il moto reale dei portatori di carica all'interno del conduttore è un moto tutt'altro che ordinato. Perché? Perché nel loro moto, prima di tutto, è importante ad esempio il moto di agitazione termica. A seconda delle varie temperature, le particelle sono più o meno agitate. Ma in realtà, quando l'elettrone si sposta sotto l'effetto del campo elettrico, va continuamente ad urtare contro gli atomi del reticolo del metallo. Quindi si subisce una molteplice quantità di urti. Ok? E quindi urta e viene deviato continuamente. Quello che fa il campo elettrico è attribuire all'elettrone una componente, tutto sommato, dominante, costante, diretta in un verso che è sempre quello. Quindi gli elettroni acquisiscono questa V che si chiama VD perché in inglese si chiama drift velocity, velocità di trascinamento o velocità globale, che è quella che causa la corrente, che normalmente è molto più piccola della velocità legata al fatto che gli elettroni a una certa temperatura hanno un'agitazione termica, cioè una velocità casuale. In più hanno questa piccola componente dovuta al fatto che sono immersi in un campo elettrico. Okay? Però il moto reale degli elettroni è tutt'altro che un moto regolare. È un moto, tra virgolette, agitato, non dico casuale ma quasi, dove però c'è una piccola componente della velocità dovuta al campo elettrico che fa sì che è una velocità ordinata, quella è la parte ordinata della velocità che è quella che produce la corrente elettrica. D'accordo? Su queste cariche elementari, immaginiamo per il resto che siano positive, per semplicità, la batteria svolge un certo lavoro, perché ok, produce la forza che le muove, ma per muovere una carica abbiamo già visto recentemente che la forza elettrica compie un lavoro. Il lavoro che la batteria svolge sulle cariche elettriche per unità di carica elettrica, cioè il lavoro fratto la carica, prende il nome di forza elettromotrice. È un termine infelice perché in realtà non è una forza, è un'energia per unità di carica, è un potenziale. Però ahimè, dice questo gergo, questo modo di chiamarla. La forza elettromotrice, non fatevi ingannare dal nome, ripeto, si misura in volt. D'accordo? Ed è quello che sulla confezione della batteria il costruttore dichiara, batteria da 1,5 volt. La forza elettromotrice di quella batteria è tot, 12 volt, quello che sia. D'accordo? Questo è quello che si intende per forza elettromotrice. Adesso andiamo a vedere alcune leggi che regolano, a cui la carica della corrente elettrica è soggetta. La più semplice probabilmente è questa. Quando collego la nostra lampadina alla batteria, cosa succede? Beh, la batteria produce, causa il moto delle cariche, queste attraversano l'utilizzatore, la lampadina, però trovano l'attraversamento è ostacolato dal fatto che, pur essendo un conduttore, comunque, come abbiamo visto prima, le cariche urtano, cozzano contro il reticolo cristallino del conduttore e inoltre, per far funzionare la lampadina, devono spendere una certa energia. Okay? Alcuna energia di un tipo viene convertita in un'altra. Tra un attimo vediamo il perché. La relazione che lega la differenza di potenziale, o meglio, forza elettromotrice prodotta dalla batteria, okay, e la corrente che la batteria è in grado di generare, okay, sono due grandezze direttamente proporzionali. Se le mettiamo in grafico e facciamo diverse misure per diverse differenze di potenziale o forze elettromotrici, vediamo che la corrente che otteniamo nel nostro circuito elementare, cioè generatore più utilizzatore, le due grandezze sono direttamente proporzionali, cioè i punti, le misure si distribuiscono lungo una retta che passa per l'origine. Ok?
Significa che tanto più grande è la forza elettromotrice che la batteria è in grado di produrre, tanto più grande è la corrente che ne consegue. Okay? Questo è nella situazione più semplice. Questa legge, la legge di proporzionalità diretta tra corrente e forza elettromotrice, viene chiamata legge di Ohm, o Hm. La costante di proporzionalità tra corrente e differenza di potenziale viene chiamata resistenza. Se metto in ordinata la differenza di potenziale e in ascissa la corrente, R, la resistenza, è la costante di l'analogo della M nell'equazione della retta, per capirci, il coefficiente angolare della retta che attraversa i nostri punti. Quindi tanto più grande è la resistenza, okay, tanto più pendente è questa retta. Okay. D'accordo? Quindi la resistenza misura cosa? Misura quanto le cariche sono ostacolate nell'attraversare l'utilizzatore stesso. La resistenza caratterizza l'utilizzatore. Un utilizzatore di grande resistenza pone difficoltà, ecco, all'attraversamento delle cariche. Mentre, per esempio, se prendo un filo di metallo, questo ha una bassissima resistenza, le cariche possono attraversarlo abbastanza facilmente. D'accordo? Dato il nome dello scopritore della legge, l'unità di misura della resistenza è l'ohm. Se ho un elemento di circuito, come la nostra lampadina, che sottoposto a una differenza di potenziale di 1 volt produce la corrente di 1 ampere, dico che quell'elemento ha una resistenza di 1 ohm. Il simbolo dell'ohm è una omega greca, una omega maiuscola. D'accordo? Quindi tensione, differenza di potenziale in volt, corrente in ampere, 1 volt su 1 ampere dà 1 ohm. D'accordo? Attenzione, qui avete alcune resistenze. Queste, se mai vi capiterà di vedere un chip o un circuito stampato, questi aggeggini qui con tutte le barre colorate sono tipicamente delle resistenze. Il codice di colori sta ad indicare il valore della resistenza, è un codice internazionale. E questo ne è un esempio, e questo è il simbolo, in termini di teoria dei circuiti, della resistenza, che rappresenta in realtà non solo aggeggini come questo, ma in realtà qualsiasi tipo di utilizzatore, cioè ogni dispositivo che per funzionare sfrutti la corrente elettrica, ha di per sé una resistenza. D'accordo? Quindi nel nostro circuito abbiamo la lampadina collegata alla batteria, quindi ai capi della nostra serpentina, che chiameremo appunto resistenza, c'è una differenza di potenziale prodotta dalla batteria, quindi il potenziale, se la corrente va verso destra, il potenziale in A è più alto che in B. Immaginate sempre che siano le cariche positive che si muovano. E questa differenza di potenziale viene creata e mantenuta, ripeto, dalla batteria. D'accordo? La relazione tra la caduta di potenziale e la corrente che ne consegue è la nostra legge di Ohm. D'accordo? Come è fatta la resistenza, per esempio, in un cavo conduttore? E anche lì trovano resistenza gli elettroni che lo attraversano. Se prendo un conduttore tipicamente a forma di filo, quindi a forma di cilindro molto allungato, è facile rendersi conto, in laboratorio è abbastanza facile da realizzarlo, che la resistenza del filo è legata a quant'è la sua lunghezza: più lungo è il filo, più grande è la resistenza. E a quant'è la sua sezione? Più il filo è spesso, più è grosso, minore la resistenza. Quindi un filo grosso conduce meglio che un filo sottile. E in più c'è un'altra grandezza, questa è una rho greca, è una lettera R, che prende il nome di resistività, che dipende dal materiale. Un filo in rame ha una certa resistività, un filo in oro ne ha un'altra. Materiali diversi, conduttori diversi, hanno resistività diverse. Ed è questa grandezza, questa resistività, cioè questo numero che caratterizza l'elemento, che distingue tra i conduttori e gli isolanti. I conduttori hanno una resistività molto bassa,
quindi permettono il passaggio della corrente molto facilmente, quindi vedete l'ordine del 10 alla meno 8, un centimilionesimo, mentre gli isolanti hanno resistività piuttosto elevate. Il vetro, ad esempio, arriva tra 10 alla 14, quindi è una resistività enorme. Per cui lì le cariche non si muovono. Ok? Ma qui c'è un video, prego. La resistività appare in questa relazione, questa viene chiamata seconda legge di Ohm. La prima è quella che lega l'intensità di corrente alla forza elettromotrice diviso la resistenza. Questa è la prima legge di Ohm. La seconda ti dice come è fatta la resistenza. In un filo conduttore o un filo di materiale, che è di forma cilindrica appunto, la resistività, cioè la resistenza di questo pezzo di conduttore, di questo frammento di circuito, è proporzionale alla lunghezza del filo, inversamente proporzionale all'area della sua sezione, cioè quanto più grosso, tanto meno la resistenza, per una costante rho, che si chiama resistività, che è specifica del materiale, cioè dipende da quale materiale è fatto. E per come è definita la resistività si misura in ohm per metro. Queste sono le tue unità di misura. E qui c'è un video che vi consiglio di vedere, se, poi qui ce n'è, diciamo, altri due che vediamo se li vediamo magari alla fine. E qui c'è un link a un'esperienza di laboratorio che vi mostra la prima legge di Ohm. Attenzione, la legge di Ohm non è una legge generale. Questo è altrettanto importante. Esistono elementi di circuito che, come si dice, non obbediscono alla legge di Ohm, cioè non sono ohmici. Tipicamente i diodi. Il diodo che cos'è? È un elemento di circuito che funge, tra virgolette, da porta, cioè permette il passaggio in un senso della corrente che è indicato dalla freccia, ma non nel verso opposto. Vedete che qui la relazione tra intensità di corrente e differenza di potenziale ai suoi capi non è simmetrica e non è neanche una retta. Per valori positivi la corrente passa, per valori negativi la corrente non passa, rimane molto piccola, prossima a zero. E questo impedisce la corrente in alcuni versi. D'accordo? Quindi questo mi preme comunicarvi il fatto che non tutti gli utilizzatori di corrente si comportano secondo la legge di Ohm. È la situazione più semplice, ma non è quella generale. Non solo, ma la resistenza di un conduttore dipende anche dal suo stato fisico, in particolare dalla temperatura. Più un pezzo di metallo è caldo, maggiore la sua resistenza. Più un conduttore si scalda, più difficile è che le cariche lo attraversano. E in generale c'è una relazione lineare tra la resistenza a temperatura T e la temperatura stessa. Questo tutto sommato sembra uno svantaggio, ma in realtà è un vantaggio. Perché? Perché se la corrente, quindi la temperatura, dovesse salire oltre un certo livello, quindi se trapassa troppa corrente, la temperatura diventa tale che quel frammento di circuito che ha questa caratteristica si fonde. Perché? Perché le cariche, mentre attraversano il conduttore, urtando gli atomi del conduttore stesso, lo scaldano, trasferiscono energia dal moto delle cariche al reticolo cristallino del metallo e lo scaldano. E questo riscaldamento è tanto più intenso quanto più grande la corrente. Quindi se la corrente supera una certa soglia, la temperatura sale al punto tale che quel pezzettino di circuito si fonde e quindi interrompe il circuito. È quello che si chiama fusibile. I fusibili sono dispositivi che sono atti a proteggere parti delicate del nostro impianto. Tipicamente sono anche nell'auto, ma ci sono anche nell'impianto di casa. Se io ho un dispositivo che non si rovina, sebbene colpito da troppa, cioè attraversato da troppa corrente, è chiaro che mi interessa mettere un dispositivo che mi garantisca che la corrente non supererà mai una certa soglia, perché se lo fa si interrompe. Questo fanno i fusibili e si fondono perché, per quale motivo? Perché la resistenza cresce con la temperatura, quindi salendo la resistenza sale
la corrente, la temperatura di conseguenza diventa più alta finché non fonde addirittura quel pezzo di metallo. Okay? Questo serve a proteggere il resto del circuito. Questo funziona anche all'inverso. Se riesco a far scendere la temperatura, ho una resistenza molto bassa. E quindi questo mi permette di avere corrente con pochissima differenza di potenziale. Addirittura ci sono sostanze che hanno un comportamento, tipicamente quello qui figura del mercurio, che sotto una certa temperatura hanno resistenza nulla, cioè diventano, come si dice, superconduttori. Cioè riesco a far passare la corrente senza che questa incontri resistenza. Una volta che la avvio, questa si mantiene senza che io spenda altra energia. Un superconduttore, ahimè, diventa tale, come vedete qua sotto, a temperature molto basse. Qui abbiamo 4 gradi Kelvin, quindi a più di meno 269 gradi centigradi. Non so se avete mai visto il film Avatar. Qui in Avatar l'umanità colonizza un pianeta, Pandora, allo scopo di estrarre un minerale che è superconduttore a temperatura ambiente. Questo produrrebbe una tecnologia rivoluzionaria, adesso addirittura inimmaginabile. Un superconduttore ti permette di creare corrente a costo zero, perché ha resistenza nulla. Una volta che tu avvii la corrente, quella si mantiene da sola. Okay? Però per farlo devi andare a, qui come in questo caso del mercurio, a meno 269-270 gradi centigradi, che è una temperatura molto difficile da mantenere, soprattutto per tempi lunghi. Fatemi tornare ancora, precisiamo meglio la relazione che c'è tra l'energia spesa per far attraversare una resistenza e il lavoro svolto dalla batteria. Ricordate la forza elettromotrice, ok? Il lavoro che svolge la batteria per far attraversare una carica Q alla nostra resistenza, quindi la differenza di potenziale, vi vale per definizione stessa del lavoro Q per V, ok? Ma la carica che attraversa la resistenza sarà la corrente per quanto tempo faccio funzionare la batteria. Se divido questa grandezza di lavoro per il tempo durante il quale la batteria funziona, ho quella che si chiama potenza sviluppata dalla batteria, cioè quanta energia è in grado di erogare la batteria per unità di tempo. E questa è data dal prodotto, per come l'abbiamo definita, di corrente per differenza di potenziale. Quindi inserendo la legge di Ohm, cioè se ho un utilizzatore ohmico, avrò che I per V, attenzione, questo non è una lettera romana, sono I e V, quindi è R alla seconda oppure V alla seconda diviso R. Quindi l'energia dissipata o consumata, se preferite, da, che ne so, un phon, un asciugacapelli, è misurata in questo senso, è l'energia che l'asciugacapelli assorbe o consuma per ogni secondo. Tipicamente un asciugacapelli ha una potenza di diverse 700-800 watt, quindi in un secondo consuma, metto, un migliaio di watt, okay? Che è il prodotto tra la differenza di potenziale a cui lavora, tipicamente la rete è 220 volt, per la corrente che lo attraversa, che dipende dalla sua struttura interna, quindi da quanta resistenza c'è. D'accordo? Tipicamente anche le lampadine sono, che ne so, da 60 watt. Una lampadina da 60 watt significa che in un secondo sfrutta, utilizza, consuma meglio 60 joule. Ok? Attenzione, ahimè, le lampadine che sfruttano l'effetto termico, cioè l'effetto che le cariche hanno passando attraverso il conduttore, trovano molta resistenza, quindi lo scaldano, quindi il metallo diventa incandescente e emette luce. Le lampadine a incandescenza sono un sistema pessimo per sfruttare l'energia elettrica. Perché? Perché se io voglio costruire una lampadina, mi interessa che la lampadina faccia luce. L'energia elettrica ab inizio, che viene convertita in energia luminosa, è circa, quando va bene, il 5%.
cioè su 100 watt che consuma quella lampadina, cioè 100 joule che consuma quella lampadina, di luce viene emessa 5. Ecco perché le lampadine a risparmio energetico sono lampadine che non hanno o hanno diverso filamento, cioè hanno una maggiore efficienza, cioè la parte di energia prodotta ed emessa in termini di luce è più alta. Le lampadine a incandescenza sono in realtà delle stufe, servono per scaldare, per questo scottano. Il loro maggior sfruttamento dell'energia che gli arriva è di tipo termico, che qualche volta va bene, perché posso avere un dispositivo che mi scalda la stanza, mi va bene che la resistenza produca temperatura, ma non per le lampadine. Ok? Ecco perché ci sono adesso in commercio le lampadine a risparmio energetico che non sono di tipo diverso, quello che sto qua, ne vedete qua a fianco, che non sfruttano più questa tecnica del filamento incandescente, usano altre tecnologie. D'accordo? Qui c'è l'effetto giallo, qui ci sono alcuni filmati che vi consiglio di vedere sull'effetto giallo, sono i link. Ci sono domande? Allora, torniamo indietro, se abbiamo qualche minuto vi mostro. Questo avevo registrato questa sessione di lavoro. Ditemi se si sente Bene, l'audio. continuiamo utilizzando le simulazioni del FRET dell'Università del Colorado Questo è un laboratorio virtuale. a Boulder, una simulazione che ci aiuta a verificare, a mettere a prova, ovviamente in un laboratorio virtuale, la prima legge di Ohm. Apriamo un browser qualsiasi, andiamo sul motore di ricerca Google, cerchiamo PHET. E il primo link che esce è quello corretto, andiamo su simulazioni fisica, scorriamo le simulazioni proposte e ci fermiamo per esempio su questo, ecco, kit laboratorio continuo, kit creazione di circuiti in corrente continua. Seleziono questa opzione, faccio partire sul play la simulazione ed entriamo nel nostro laboratorio virtuale. Andiamo direttamente nel laboratorio. Ecco, qui abbiamo il tavolo azzurro del laboratorio, due strumenti di misura importanti, un po' il punto per misurare il differente potenziale e l'ampliometro per misurare l'intensità della corrente. Sono questi qua a Vedremo destra. diversi elementi che costruiscono il circuito, il cavo di collegamento, il conduttore, la batteria, il generatore di differente potenziale di una resistenza e l'interruttore. Andiamo a prendere la batteria, sul nostro tavolo e andiamo, in realtà la simulazione ci direbbe già quant'è la tensione capita la batteria, ma andiamo a misurarla. Prendiamo un po' il metro, mettiamo il puntare il nero sul meno, il puntare il rosso sul più e il voltmetro dice che la tensione è di 9 volt. Quindi il potenziale capita la batteria è di 9 volt. La colleghiamo con il conduttore all'interruttore che ci servirà per aprire il circuito. Poi inseriamo una resistenza, okay, e a questo punto, che siamo qui nel circuito, collegando una nostra resistenza. La resistenza collegata in serie alla misuriamo la corrente con un amperometro, il controllo va a posto in serie, per esempio, inseriamo il nostro punto d'amperometro, ma in questo modo ci dice quanti è il valore della corrente che attraversa questo punto. E andiamo a mettere i puntali per misurare il potenziale del capo della resistenza. Ovviamente il circuito è aperto e la resistenza non c'è nessuna potenziale perché la corrente non c'è. Circuito aperto. Se chiudo avremo che la corrente Vedete che le cariche è di cominciano a muoversi 9 ampere, la dentro il differenza circuito. della nostra batteria era di 9 volt, quindi in base alla legge di Ohm il valore della resistenza, cioè la differenza potenziale di chiusura,
invisibile della resistenza stessa, dai valore della corrente. E quindi in questo caso avrei un termine potenziale di 9 volt diviso 10 ohm fa 0,9 ampere. In realtà se andassimo a cliccare sul mouse sulla nostra resistenza, la resistenza è già una sorta di... dimostra già come fare. Ci sono domande? Non so se ha finito o no. Pare di no, però si è bloccato. Se aumentiamo la resistenza, andiamo ad esempio a di 20 ohm. Questo equivale fisicamente a prendere una resistenza e cambiarla, mettendo un'altra. A un certo punto abbiamo raddoppiato la resistenza, ma a parità di potenziale capo della batteria, la corrente sarà la metà. Ho raddoppiato la resistenza, la corrente uguale la differenza potenziale, in questo caso la batteria, è diviso la resistenza che è un po' più che ha diminuito la potenza di una nota, ma ora più possiamo chiudere la potenza 45, la metà del modo più tensione 9 volte, 9 diviso 20, 0,45. La tensione è la stessa perché la batteria non è cambiata. È aumentata la resistenza, cala l'intensità di corrente. La resistenza di prima, 15 ohm, immaginiamo di aumentare invece il differenziale potenziale il capo della batteria. Se invece di 9 volt ne impostiamo il doppio, 18, se la nostra batteria da 18 volt o una resistenza di 10 ohm diventa in circuito, vedremo un numero 8, 18 volt diviso 10 ohm o un numero 8. Okay? Quindi adesso le cariche si muovono più velocemente. La corrente che attraversa il circuito e la corrente che attraversa e la corrente potenziale sui capi riguardo il punto di ohm è facilmente illustrato, una distanza ben illustrata che arriva a questa simulazione. Grazie dell'attenzione. Ci sono domande? Allora ci fermiamo qua.